siamo in compagnia di Antonello Avallone che ci ha onorati della sua presenza per questa seconda presentazione del libro cosmico romanzo di Pierpaolo Segneri, In che mondo viviamo. Secondo te, Antonello, in che mondo viviamo, da attore, regista, ecco, me la sai dire, ma guarda, in breve. Un mondo dove non ci sono più i valori, dove non c'è più educazione, dove ognuno cerca di andare sopra l'altro senza nessun problema, in tutto, da come si guida, alle cose più banali, quindi come la guida, alla vita di tutti i giorni. E questo è molto, molto grave, c'è un grande distaccamento dalla cultura, ma nel senso più vasto, ovviamente, lettura, e quindi a proposito di oggi che parliamo di un libro, dal teatro, da un cinema un po' più impegnato, tutto è subito, facile, tutto è subito, a partire dalle scuole, da tutto quanto, quindi è un mondo molto difficile, non so se il tema che affronta... E anche questo, perché ti spiego, è un viaggio dell'umanità a cominciare dal punto ritenuto lo zero, il Big Bang, all'arrivo all'umanità odierna, quindi chiaramente il romanzo è stato completato lo scorso anno, è integrato quest'anno con un nuovo capitolo e quindi la sua novità è proprio questa, di rivolgersi all'umanità tutta, quella di oggi come quella delle origini. Ti chiedo una cosa, Antonello, il teatro... In questo, cioè in questa parziale o totale perdita di valori, può ancora avere una sua funzione terapeutica barra educativa? Ma questo è tutto opera di pazzi scatenati come me, con un teatro sulle spalle che costa sui 35.000 euro al mese, che apri, cerchi di fare delle cose importanti, non di quelle pesantissime, impegnative, per carità, chi conosce il Teatro dell'Angelo lo sa, facciamo un pochino di tutto, no? Sempre con dei contenuti, però è opera di privati, perché portare avanti la cultura dovrebbe essere opera di uno Stato, tramite ovviamente degli artisti che vanno supportati in qualche maniera. No, l'altro giorno mi scrive una signora che ha degli autori argentini da proporre a Roma. Dico, signora, non funzionano gli autori italiani a Roma, come faccio? Io posso ospitarla, ma magari, ma viene qua, io do il mio teatro e poi abbiamo 10 persone la sera. Non dovrebbe essere un'opera semplicemente mia, dovrebbe essere un'opera di cui si fa carico lo Stato, ma guarda, addirittura secondo me, questo è utopistico, allora io ho uno spettacolo in scena, il ministero dice sì, questo è importante perché ha un suo valore culturale dentro, guarda, se non incassi ti copro io, oggi è incassato, no, non ti do una lira, domani, cioè sarebbe piuttosto che invece avere o soldi buttati che poi si usano per altre cose, perché molti teatri, certi teatri, alcuni teatri hanno tanti soldi e altri che comunque si impegnano, che non fanno la commediola da quattro soldi, invece non hanno niente. Non parlo semplicemente di me, per carità, io cerco di fare un discorso generale, c'è gente che veramente è molto brava, ma siccome non ha pubblico deve smettere, oppure deve avere un lavoro e fare anche l'attore, allora è chiaro, o l'attore o il regista. E questo è un compromesso, non va bene. È un compromesso perché questi sono lavori che vanno fatti a tempo pieno. Ovviamente, quindi questo è un punto, tanto per andare sul discorso. No, ma il discorso ci riporta anche a questo, perché parliamo di come mantenere valori e tradizioni e come il teatro possa continuare a svolgere la sua funzione educativa. Al di là di questo, tu in un certo qual modo assomigli un po', te lo dico io questo perché ti conosco, sono venuta a teatro, ti ho visto, assomigli un po' al corsaro, al pioniere di questo romanzo, ecco, quindi un ruolo importante ti ho dato. E secondo te, ecco, individui, persone come te, capaci anche di saper tirare fuori il talento dagli altri, esistono ancora? Come facciamo a trovarle, a cercarle? Cioè non basta scrivere un romanzo e dipingere questo corsaro, secondo me dovremmo andare alla ricerca di questi corsari, di questi pionieri come te. Va bene, e come si fa? Ci devo pensare io? Ci deve pensare un ministero della cultura, un assessorato alla cultura? E purtroppo sapete come avvengono le cariche? Cioè, un medico viene messo alla cultura e alla sanità invece c'è un ingegnere. Scusate, è questo il grosso problema. Cioè, chi ci
dirige, chi ci governa, dovrebbe essere preparato per il settore dove va. Invece, siccome dobbiamo piazzare questi tre per forza, allora questo è medico, lo mettiamo alla cultura. E questo invece è ingegnere, gli diamo l'AMA, gli diamo il... Ma che c'entra? È che non si va per settori e per esperienza, si va perché devo dargli per forza una poltrona a quello. E invece dobbiamo tornare al talento. Non si può, non ci si fa. No, ormai è tutto così, capito? Quindi dobbiamo soltanto lodare, non mi metto in prima persona, ma tanti teatri, anche i piccoli di 100 posti, certo, come un tempo ce l'avevo io, dove si cerca di fare cultura e c'è qualcuno che ci va e dice, ah vedi, perché la cultura non vuol dire che mi devi insegnare qualcosa, mi devi dare tramite uno spettacolo uno stimolo per continuare. Ovvio. Un eventuale particolare, uno studio che riguardi la storia o un aspetto sociologico o della nostra anima, questo serve il teatro. Poi c'è anche quello per fare due risate, certamente, e si può ridere anche per analizzando cose del genere. Non voglio fare pubblicità, ma in realtà la faccio. Io ho uno spettacolo che è molto importante e scritto benissimo, ma fa anche ridere, è Regina Madre, che ho la fortuna di avere accanto a me, Milena Vukotic, sta girando tutta Italia, in qualsiasi punto è una meraviglia, perché è la storia di una madre e di un figlio grande, ovviamente, per cui sai quanta gente ci si ritrova e può avere anche un aiuto. Io ho avuto una madre che era la metà di quella che Milena Vukotic c'è nella storia, cioè tremenda, ovviamente, no? Quindi queste cose sono importanti e si può, con i bravi autori, ce ne sono tanti, poter ridere, che la risata accompagna la comprensione, no? Perché alleggerisce e permette. Ripartirei proprio da qui, quindi da tornare a teatro, a seguire gli esempi che ci sono in qualche modo stati descritti dal nostro Antonella Vallone, leggere, tornare al cartaceo, senza lasciare completamente il web, ma tornare al cartaceo e ancora cercare di fare, chi lo può fare, della vera ricerca del talento e non lasciar morire i valori. Questa è una cosa importante. Grazie, cominciamo la presentazione. Grazie Antonella Vallone. Sì.